applausi per questa Cremo, solo applausi per questa Cremo che stava per buttare fuori di nuovo la Roma dalla Coppa Italia. Una prestazione sontuosa, 60, 70, mettiamo 70 minuti perfetti, dove la differenza di categoria, secondo me, ragazzi, non si è vista. Non si è vista. È vero, la Roma ha preso una traversa, un palo, ma è come se fosse un tiro fuori, un gol sbagliato. Quindi la Cremonese è andata in vantaggio meritatamente con, guardate caso, il giocatore che è stato meno utilizzato quest'anno in attacco, che è Frank Sajou, e che è sul punto di partenza. Quindi ragazzi, magari questo gol ribalta un attimino i piani della società. Vediamo. Quindi complimenti veramente alla Cremo. Bravi, 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 perché è stato bellissimo vedere la faccia di Mourinho fino al momento del rigore, del 2-1, che non ha voluto vedere perché era tesissimo. Vuol dire che questa Cremonese gli ha rotto veramente le palle come l'anno scorso, sia in campionato sia in Coppa Italia, sia in Coppa Italia. E questa è una cosa bellissima. È stato veramente emozionante vedere la Cremo sfiorare di nuovo l'impresa all'Olimpico, ragazzi. L'anno scorso eravamo entrambi in Serie A, quest'anno c'era la differenza addirittura di una categoria che per larghi tratti della partita non si è vista. Quindi a testa altissima, brava Cremo, bravi ragazzi. Peccato, peccato per l'infortunio di Tuia che è uscito, che purtroppo si conferma un giocatore fragile. Ma a questo punto, ragazzi, la Coppa Italia è andata. Sono contento del percorso che la Cremonese ha fatto, di come ha fatto gioire gli 800 tifosi cremonesi accorsi a Roma, perché veramente, ragazzi, complimenti agli 800 tifosi cremonesi accorsi a Roma, perché di mercoledì sera non è affatto scontato. Bravi voi. E una Cremonese che è piaciuta a tutti, è piaciuta a tutti, anche i miei amici che tifano Juve, Inter, Napoli, e di questo ne sono veramente orgoglioso. Adesso però c'è il mercato, e se questa è la Cremonese con qualche accorgimento appunto sul mercato, ci sarà veramente da divertirsi. Quindi, ragazzi, palla al mercato, poi al campo, ma se questi sono i presupposti, ragazzi, ne vedremo veramente delle belle, perché se la Cremonese gioca in campionato come ha giocato oggi, c'è da leccarsi i baffi, ragazzi. A testa altissima.